Stormo, è iniziato appena adesso l'evento fanart nel mio server di Discord. E il tema è sulla famiglia dei vampiri. Basta che andate nella stanza fanart on nell'applicazione di Discord da computer o da cellulare e mandate la vostra foto o immagine della famiglia dei vampiri. Leggete il regolamento nella descrizione della stanza e avete tempo solamente fino al 30 novembre. Ehi, sdentato! Vieni qua, mangia, piccolone. Ma piccolone un paio di scatole, perché ormai sei gigante, sciabolette, pian pianino. Ehi, Violet! Ho fatto amicizia con la furia bianca, non puoi capire. Davvero? Oh, sciabolette, sì. Che figata. Hai visto che i draghi sono un sacco amici degli umani? Attento, però non schiacciarmi. Sì, tranquilla, scusami. Ah, sciabolette, è bellissimo. Il nostro villaggio, tra l'altro, sta diventando fenomenale. Che carino. Mi piace molto per come ti sei abbinata, insomma, vestita per appunto l'ambiente. Siamo diventati dei vichinghi, Violet. Sì, perché qua c'è freddo, non è. Esattamente. Non c'è da scherzare. Poi mi serve proteggermi con le cose varie. Esatto, inoltre, sciabolette, è bellissimo attaccare con due asce. Ce l'ho. Comunque, però in ogni caso. Questa volta ho voluto prendere l'arco. L'arco? Ah, figo, ci sta. Comunque, Stormo, sapete cosa dovete fare in questo momento? Che cosa devono fare in questo momento? Violet, dai, su, che tu lo sai benissimo. Dai. Mettere like. Esattamente, lasciate un sacco di like per questa serie se volete che continui, ragazzi, perché la serie dei draghi di Minecraft è solamente all'inizio, perché dovremmo scoprire effettivamente ancora come allevare i draghetti e ci non averceli già. Ci sono un sacco di draghi poi. Esatto, cioè immagina solamente tipo avere i draghini, no, quelli che devono uscire dalle uova di Sdentato e della furia bianca. Così minuti. Esattamente, saranno bellissimi. Comunque, in ogni caso, aspetta, manca qualcuno qua. Gli altri ragazzi. Beh, zio Crucco, l'altro, cioè l'unico praticamente qua, a parte me. Ehi, Crucco! Ah, vero, sta facendo la prigione! Ma... ragazzi? Ehi, Crucco, come va? Ciao, ciao! Oh, tutto bene, finisco prigione. Hai fatto bene, ci volete, se qualcuno si comporta male, almeno sappiamo dove metterlo, no? Infatti, sì. Ottimo. Comunque, ragazzi... Oh, comunque, sta barba, Crucco, da quando in qua ce l'hai, sciabolette? Ti piace proprio essere vichingo, sembra il tuo habitat naturale. È proprio fiero, certo. Sì, con gli occhiali è un po' fuori periodo, ma va bene comunque. Senti, non ci vedo io, quindi gli occhiali mi servono, ecco. Mamma mia, siamo praticamente, stiamo diventando praticamente una grandissima famiglia in questo posto. Sì. Solo che dovremmo demolire. Sapete cosa? Dovremmo demolire. Ma anche secondo me manca qualcuno. Chi manca? Ah, Elox, intanto. Elox, che l'abbiamo perso. Sì. Aiuto! Ma che cosa? Oh, parlando del diavolo, spuntano le corna. Oh, vieni ma qua. Davvero, Draculò! Vieni qua, Draculò. Ma che cosa dico? Sdentato, vieni qua, Sdentato. Sdentato. Aiuto! Del ma mare. Dov'è? Vieni qua, scendi. Sentato, mi sa che è troppo felice per venire qua. Lo so, eccolo qua. Perfetto, ok, eccolo qua. Ottimo, andiamo. Lo sento tutto venire da questa parte, ragazzi. Ma dove cavolo è? Venite. Tranquilli, poi avrete anche voi i vostri draghi che potrete allevare. Tanto sono un vichingo, sono forte. Aspetta un attimo. Ma lo vedo. Ma sta... Dove sta? Aspettate. Sta sotto il ponte. Abitanti del villaggio, aiutatemi. Ehi, Elox, ma che cacchio ci fai qua? Oh, dove sei? Siamo qua sopra. Guardate, sta sotto il ponte. Oh mio Dio. Dobbiamo aiutarlo, assolutamente. Ma quello lì si è cresciuto 3 kg di barba. Mio Dio. Lì sotto. Appunto, praticamente sì, è diventato un vecchiaccio. Sì, ciao, stiamo arrivando, sciabolette. Vabbè. No, tranquillo, basta un tuffo con un piccone. Con un piccone inizia a salire. Arriva! Lascia fredda! Oh, sì, mi sono scordato che sto in un allora, in questa parte, Elox. L'ho preso in testa. Dai, Violet, vieni qua, Elox. Vieni. Rompi questa barca del cavolo in cui sei sopra. No, c'ho freddo. Allora vieni qua, dai, fatti dare una mano. Ecco qua, perfetto, a posto, dai, vieni. Sciabolettone. Allora, benvenuto a Berk. Ah, sciabolette, non hai idea di quanto tempo, da quanto tempo volevamo che tu stavi qua. Ma tu hai idea dove sei? Sì, Berk è la città dei draghi. E appunto. Allora, qual è il problema? I draghi sono bellissimi. Dobbiamo uccidere i draghi. Ma che no, aspetta. Sono nemici naturali dell'uomo. No, ma cosa stai dicendo? No, non ti lascio dire delle cose del genere. E inoltre io ho già allevato un drago, c'è Sdentato. Sciabolette. Cosa? Sì, c'è Sdentato, vedi, mi stai facendo confondere, sciabolette, non riesco a salire. Appunto, stai dicendo delle fesserie, tipo allevare un drago, ma sei scemo. Perché? Ma lo sai perché mancano tutti gli abitanti? Siamo arrivati. Mangiati i draghi. Ho capito, ma cosa? Non ho capito, Elox, cosa hai detto? Mancano gli abitanti del villaggio, lo sai perché? Se li sono mangiati i draghi. Ma cosa stai dicendo? Quelli sono andati altrove nel terzo capitolo sì, della certo, serie. Chi crederebbe a delle stupidaggini del genere? Ma basta guardare i film. Cioè, vabbè, comunque, in ogni caso, ok? In ogni caso, qualsiasi roba tu stai pensando, non basta. L'importante è che... No, no, no.
No, non ti lascio pensare in questa maniera, ok? Perché io il mio drago ho allevato, tra l'altro, anche sdentato. Il drago? Certo, e non solo, c'è anche la furia bianca. Una furia bianca? No. Devo preparare, devo affilare l'ascia. No, Elox, vieni qua, sciabolette. Ascolta, se ti comporterai male, mi dispiace per te, ma dovrai diventare, insomma, sì, parte della prigione. Eccoci qua, siamo arrivati, ragazzi. Eccolo là, guarda. Oddio, cos'è, un drago? Ma dov'è? Certo, sì, è sdentato. Dobbiamo ucciderli. Non dobbiamo uccidere i draghi. No, te lo scordi. Elox, no, ma che problemi hai? Ah, mannaggia lui. Uccidere i draghi. Sdentato, vieni qua. Vai una buona non avvicinarti, ti mangio. Una buona impressione ad Elox. Ma che dici? Guarda, guarda, adesso viene da me. Vedi, eccolo qua, guarda che carino. Ma non, te lo giuro, può cavalcarlo. Ma tranquillo. No, ma sì, posso cavalcarlo. Vuoi vedere come lo cavalco? No. Ma non vuoi vedere come lo cavalco? Ti avrebbe già ucciso. Appunto. Ma dove vai? Ascolta, no. Ascolta, ok. Non solo c'è lui, ma ci sono anche i suoi bambini. E poi inoltre, guarda quanto è carino quando mangia. Dei cuccioli di drago? Sì, dentro la montagna ci sono le uova di drago. Subito vado a ammazzarli. No. Eccolo lì qua. E vabbè, stentato. Guarda i draghi. Stentato, vieni, sbrigati. Fermati. Dovevo andare a salvare i tuoi piccoli. Come si sale? Vieni. Aspetta, dove sta? Dai, no. Uno, due. Dobbiamo uccidere tutti i draghi perché siamo diventati scemi. No, Draculò. Sì, vabbè, sdentato. Perché ti chiamo Draculò? Sciabolette. Sdentato, scusami, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ragazzi. No, mannaggia. Arrivo, un attimo solo. Ho fatto una cavolata con sdentato. Dovrei entrare. Venite qui, piccoli draghi. Bene. Dai, vola. Bravissimo. Ora entro e vi ammazzo. No. Dai, bravo. Eccoli, vedo le uova. No. Brifa, arrivo. Arrivo. No, non mi fermerò mai. Arrivo. Tenetelo lontano voi. Dov'è andato? Dov'è? Oddio. No. Oh, la furia bianca. La furia bianca. Esatto, la furia bianca sta proteggendo i suoi piccoli. Ecco, lontano, Elox, stai lontano, che c'è la furia bianca qua, hai capito? Dove sei? Stupido drago, prendo accettate anche te. No, stai lontano, stai lontano. Basta, prendetelo. Picchiatelo. Ok, aspetta, non è morto. Lo spirito vichingo non muore mai. Ora spawnerà, guarda, 3, 2, 1. Eccolo là. Okay, perfetto. Allora, Elox, ascoltami, ok? Mi dispiace, ma stai trasgredendo tutte le regole del nostro villaggio di Berke. Quindi, Verdi, siamo costretti. Sì, siamo costretti a imprigionarti. Sì, andiamo. Guarda Draculò. Povero Draculò. Tranquilla, furia bianca, ti stiamo aiutando. Ok, andiamo. Quindi vai lì. Intanto, comunque, mettila di spingermi. Dai, questa qui dovrebbe essere testa adesso. Dai, senza rompere le scatole. No, non entro. Dentro. Fermi. No. Ma come cavolo è possibile? Ok, perfetto, a posto. Ottimo. Adesso ci rimani, forse capito? Nelle casse ci sono dei panini, quindi sta attento. Esatto, vedi a vedere se ci sono dei panini. Esatto, sì, dacci l'ascia. Dacci lascia. Ecco, bravissimo. Tieni, Crucco. Tieni i panini. Ok, adesso quando non cambierai idea sulle cose, pensa a quello che hai fatto. Perfetto, esattamente, mi dispiace. Porca miseria, che idiota. Vedi che ci marcerai se non cambierai idea. Quindi inizia già a avere un punto di vista diverso rispetto a quello che hai ora. Cavolo, dobbiamo fargli cambiare subito idea, sennò andrà a finire male. Davvero, preferivo dimenticarmi di sdentato, questa roba. Stai tranquillo, sdentato. Puoi star tranquillo, tieni, mangia. Andiamo a vedere come stanno le uova. Andiamo a vedere, dai. Mannaggia lui. Veramente, povera la furia bianca. Si è impaurita. Ha visto un tizio barbuto che gli stava andando verso le uova. Lo vedo bene. E tu, sdentato, invece che cosa hai fatto? A parte farmi cadere nell'acqua, eh? Sdentato. Nell'acqua. Sì, mi ha fatto cadere in acqua, guarda. E se ne va. Perché mi sa che è un po' stupido. Cioè, forse devo ancora un attimo, non lo so, mi farlo aumentare di livello. Vedi com'è. Vabbè, comunque, in ogni caso. Sbri. Che c'è? Ho sentito dei crack. Dei crack?
In che senso? Oh mio Dio. Nel senso che penso che si stanno schiudendo. Si stanno schiudendo le uova. Andiamo, andiamo. Possiamo l'essere. Non ci posso credere. Questo è il momento più bello di tutta la mia vita.